Allora, Manicomio Ristretto è una compagnia indipendente teatrale che lavora da tanti anni sul territorio piacentino, nazionale e internazionale, producendo spettacoli, facendo organizzazione, quindi nell'ambito degli eventi, dei festival, delle rassegne, e con una spiccata tendenza alla pedagogia teatrale, quindi all'insegnare a fare teatro in due direzioni, uno sia sulla formazione attoriale, quindi professionalmente, e uno invece più legato a un mondo sociale, quindi il teatro fa molto bene al sé, fa molto bene alle persone, fare teatro in un certo modo ovviamente, e quindi si pratica molto anche in un ambito fuori dal teatro, quindi la scuola, i carceri, ma anche le imprese per la leadership, per tante altre cose. Lo spazio, raccontiamo un po' com'è nata, attraverso quali fondi siete riusciti a Spazio, allora noi siamo migrati da un capannone di Borgo Trebbia a questo spazio almeno una dozzina di anni fa. Prima avevamo solamente questa sala laboratorio che è la sacrestia, questa è una struttura che si chiama ASP, Città di Piacenza, quindi azienda di servizi alla persona, che è un ente pubblico e dà un appoggio, fa tutta una serie di servizi per delle disabilità, ci sono delle case famiglie all'interno di questa struttura, e questo spazio è diventata la nostra casa con alcuni uffici. Dall'anno scorso, quindi nel 2018, dopo aver vinto nel 2017 un bando regionale PORFESR sull'attrattività turistico-culturale della regione e della comunità europea, abbiamo deciso in collaborazione con ASP, perché ovviamente è la proprietà, di riallestire l'adiacente sala che è un auditorium come destinazione d'uso di un centinaio di posti, che è diventato a tutti gli effetti un teatro. Quindi abbiamo creato un palco, abbiamo messo un ring con tutte le attrezzature, fari, tutte con tecnologie nuove, insomma, quindi tutto a LED, e dà la caratteristica, infatti il suo nome è Open Space 360 dall'anno scorso, di essere abbastanza dinamico, quindi ci si può fare dentro uno spettacolo teatrale classico con una situazione frontale, ma il teatro, il palco può essere mosso, può essere messo al centro, laterale, può essere tolto, quindi possono essere fatte anche mostre, fatte performance di altro tipo. Anche in questi primi mesi come l'avete usato? L'avete aperto alla città? Allora, questi primi mesi, quindi, noi abbiamo praticamente terminato con la regione a marzo, quindi abbiamo inaugurato molto da poco, però abbiamo voluto subito fare qualcosa e abbiamo programmato dentro questo spazio degli spettacoli nostri, quindi abbiamo fatto piccoli spettacoli che abbiamo aperto alla cittadinanza e come un teatro, insomma, a tutti gli effetti, e che sono stato, diciamo, un inizio di una programmazione. Ma cosa vedremo? Da ottobre vedremo, adesso stiamo ancora un po' vedendo come stiamo preparandola adesso, la programmazione per il prossimo anno, perché avremo una programmazione a tutti gli effetti, quindi da ottobre a maggio avremo una serie di spettacoli che sono rivolti a un pubblico sia adulto che di ragazzi, con una specificità che è quella del teatro e circo contemporaneo, perché è una nostra particolare caratteristica come clown di operare anche in questo settore. Dal 2018 siamo entrati a far parte di queste compagnie ministeriali, quindi il Ministero delle Arti e dello Spettacolo, si chiama MIBAC, ci ha dato una sovvenzione, siamo entrati nei parametri, il nostro progetto artistico è piaciuto, quindi noi come clown abbiamo fatto domanda e siamo diventati un'impresa di produzione di circo contemporaneo, teatro e circo contemporaneo, insieme ad altre ovviamente nazionali, e quindi siamo finanziati dal MIBAC, o anche detto FUS. La caratteristica, la novità, diciamo, è che a Piacenza siamo, insieme a Teatro Gioco Vita, le uniche due compagnie che sono sovvenzionate dalla Ministeria. Cioè, vi sentite valorizzati comunque? Sì, noi siamo abbastanza conosciuti e siamo presi in considerazione da moltissime realtà. Ecco, diciamo che dal punto di vista più istituzionale è molto fluttuante, è stata fino a poco tempo fa la cosa, nel senso che non è facile mantenere un rapporto con le istituzioni comunali, provinciali. C'è stato, però, come tutti, è un ambiente politico, quindi cambiando anche le persone, certe volte i progetti reggono, certe volte no. C'è un progetto che in particolar modo va avanti veramente da tanti anni, che è il Festival Ultima Provincia, che ci ha messo in comunicazione, quindi è una proposta di spettacoli sul territorio che è stata supportata sia dalla provincia e dalla regione, ma soprattutto dai comuni aderenti. Ah, non ci siete. Purtroppo sono, e questo è un rammarico abbastanza grande, perché da tre anni, quindi ancora con l'ultima
amministrazione, poi c'è stato il cambio, però è dall'ultimo anno dell'ultima amministrazione, Piacenza non ci ha più innovato il suo supporto. Noi abbiamo sempre fatto a Piacenza e l'abbiamo fatto anche in questi 3 anni offrendo al territorio, perché ci sembra assurdo che un festival avanti da 25 anni e che all'esterno coinvolge comuni come Bobbio, Travo, Fiorenzuola, Gragnano, Rottofreno, adesso ne perdo sicuramente qualcuno, ma sono tanti, ci dispiace veramente che a Piacenza, che è un po' il capoluogo dove in genere finiamo il festival a settembre, però noi cerchiamo di tenerlo sperando che arrivino tempi migliori. No, Mauro, intanto cosa stai facendo adesso, tu come artista, non solo all'interno del gruppo dei Manicomics, del progetto? Beh, il progetto, come va detto Rolando, va avanti, la grande, per cui abbiamo lavorato molto, però come mia abitudine da 15 anni a questa parte, ogni tanto parto con il Cirque du Soleil e anche quest'anno partirò con il Cirque du Soleil in tournée, corteo, lo spettacolo. Finalmente andrò a lavorare dopo 15 anni in macchina, non più in aereo, perché saremo anche in Italia. Saremo in Italia a Torino, Milano, Bologna e Pesaro. Una settimana partendo, ogni città partendo dall'ultima di settembre, per cui gli amici, i cugini, i parenti possono venire, i piacentini possono venire a vedere, insomma i posti sono vicino e così ho anche la possibilità di tornare a casa accompagnato da qualcuno. È incredibile per me pensare a questo. E direi, cosa ti ha dato questa esperienza in questi anni, insomma in breve, anche se ci sarebbe da raccontare molto. Ma diciamo che l'ultima versione, che è la versione appunto da palazzetti, mi ha dato cose nuove rispetto a quella del tendone, più frenetica, più rock and roll, una cosa un po' più da giovani. Però la cosa molto interessante è che va bene, si girano posti leggermente più piccoli, città un po' più piccole, per cui io ho fatto un anno di tournée tra il Canada e gli Stati Uniti e ho visto veramente la provincia americana, è stato molto interessante. Dal punto di vista professionale, molto bello, perché ogni settimana più o meno si cambia tipo di pubblico. E quest'anno sarà ancora un po' più difficile, perché appunto qua si cambieranno anche gli stati, perché dopo l'Italia faremo la Germania, la Spagna, la Francia. E beh, io e Rolando lavoriamo da tanti anni nel circo contemporaneo, nel circo, vabbè, siamo clown da sempre, attori, clown, insomma, e abbiamo portato questo percorso, insomma, siamo riusciti a portare un piccolo ramo anche qua a Piacenza. Ci siamo impegnati, insomma, abbiamo aperto questo spazio, la programmazione sarà molto attenta all'attività, la programmazione sarà molto attenta all'attività di circo, di clown, che in questo momento è un genere molto, molto, tra virgolette, di moda, però adesso comincia a essere anche molto di qualità, anche di ricerca, per cui gli spettacoli anche nei teatri incominciano a dare, insomma, il teatro comincia a dare molto spazio anche a questo genere di arte. Cosa, da operatore culturale, cosa ne pensi un po' della cultura Piacenza? Ci sono stati negli ultimi anni anche diciamo eventi interessanti che in qualche modo hanno portato un po' di turismo, ma la critica più frequente è che manca continuità, manca una rete, un tessuto. Sì, questo noi l'abbiamo detto, ma io penso di averlo detto a quasi tutti i sindaci che sono passati. Adesso con l'ultimo sindaco non ho ancora avuto occasione, ma sicuramente con gli assessori alle culture di questa amministrazione ne abbiamo parlato. Effettivamente manca un coordinamento soprattutto che dia risalto ad altre realtà che ci sono sul territorio e che sono anni che sono sul territorio, per cui la cultura, per esempio quest'anno non abbiamo avuto nessuna estate culturale. L'anno scorso c'è stata, adesso io non sono riuscito a seguirla, però che una città come Piacenza non abbia un'estate culturale è veramente un po' strano in qualche modo. Questo riflette un po' una situazione evidentemente anche di visione, perché non è tanto l'operatore che deve avere la responsabilità, ma ovviamente è
chi dirige la città, chi ha il mandato di dirigere la città, che deve avere una visione culturale che coinvolga il grande teatro, che coinvolga il teatro più piccolo, che coinvolga i gruppi amatoriali, che a Piacenza sono tantissimi, che io sto parlando naturalmente dello spettacolo dal vivo, che coinvolga il teatro che si fa al di fuori del teatro, perché anche quella è una realtà molto vasta, il teatro sociale, il teatro nella scuola, mentre invece sembra solo che ci sia un tipo di teatro, ma ce ne sono tanti. Cosa ne pensi, lo chiedo anche a te, un po' della vita culturale piacentina, di quello che potrebbe essere, magari, che ancora non è? Tu appunto hai esperienza anche all'estero, in città anche di dimensioni diverse, realtà diverse. Certo. Quando torni a Piacenza, ti guardi intorno, dal punto di vista culturale, cosa vedi? Beh, aspetta che prendo un po' di profumo e poi, e poi posso parlare con la sincerità del profumo del fiore. Cosa devo dire? Come si sa, insomma, in questo momento soffre la cultura. Sempre la cultura è, diciamo, c'è sempre questa idea che la cultura debba essere un regalo, sia una cosa che arriva giusto perché forse può, devo dire. Invece no, Piacenza in questo momento, come ben sappiamo, il rapporto tra le istituzioni e la cultura di base, che è fatta di associazioni, piccoli gruppi, gruppi medio professionisti, amatoriali, è un po' difficile, è difficile, è come se si fosse un po' frenato tutto. Questo non è iniziato ieri, non è iniziato ieri l'altro, ma sono già 3 o 4 anni che è così. Per cui io sento un po' questo, quando arrivo qua, quando, come dicevi te, no? Quando si arriva da altre esperienze, c'è sempre un po' come quando si apre l'aereo, scende la scaletta e sei in Malesia e c'è questa umidità che fai e senti un po' questo, si sente. Purtroppo secondo me stanno sfuggendo delle grosse, anche dei grossi talenti, delle capacità. E secondo me Piacenza la sta un po' perdendo. I festival che erano anche Piacenza, che sono nati a Piacenza, molti stanno uscendo, vanno via da Piacenza. Per cui siamo quasi in un'emergenza, è un'emergenza e secondo me è necessario un incontro tra le istituzioni e la cultura, che non è solo la cultura istituzionalizzata da anni e anni che gestiscono, cioè sono realtà che gestiscono spazi e anche contributi, no? Io credo che sia il momento di riconoscere anche il lavoro fatto negli ultimi 20 anni da tante compagnie, da tanti gruppi, da tanti organizzatori. Per cui io penso che sia necessario da parte della politica fare lo sforzo di incontrare e di capire come poter organizzare una diciamo, un'attività più organica.